Ultima edizione di Stadio News in studio Marco Gullà. Il Palermo ha già il sapore del derby sulla bocca, se lo sta gustando in attesa di sedersi a tavola sperando di andare via dopo una bella scorpacciata. A Catania il Palermo può tentare l'allungo decisivo sulle dirette concorrenti Juventus, Sampdoria, Napoli e perché no anche la Fiorentina. Vincere contro i rossazzurri sarebbe un segnale forte, sarebbe come alzare la voce e intimidire chi crede ancora al quarto posto, appunto loro. I rossanero sono pronti, o quasi. Rossi scioglie gli ultimi dubbi, le ultime notti in cui magari arriverà il consiglio giusto. Dall'altra parte c'è un Catania che vuole ancora soddisfazioni e dopo Juventus e Inter vuole battere un'altra grande. Il velo sta per essere tolto, poi parlerà solo il campo. Amichevole infrasettimanale per il Palermo che scalda i muscoli in attesa della battaglia di sabato al Massimino. Rosanero che hanno sconfitto 5-0 il Marsala, la squadra che milita nel campionato eccellenza in cui gioca anche l'ex rosanero Nino Barraco, adesso 46enne. Palermo a segno con Miccoli, Migliaccio, Kier, Nocerino ed Hernandez. Indicazioni positive per il tecnico Rossi che spera nel recupero di Bovo, il giocatore per adesso alla febbre. Il difensore infatti a Catania potrebbe esserci. Fabio Liverani non vuol sentir parlare di pareggio già segnato e spera naturalmente nei tre punti. Io penso che è una partita difficile, sarà dura, tutte e due hanno bisogno di questi tre punti per vari obiettivi che già ho dichiarato prima e quindi vorranno fare la partita. È normale che poi su un derby tante volte può uscire un X, ma questo è fuori discussione. Sicuramente vincere a Catania dà uno slancio sia a livello di punti, sia a livello morale, sia di entusiasmo per noi, per tutti quanti, perché comunque piano piano contagieresti sempre di più anche la città e penso che sarebbe sicuramente una forza in più, una spinta in più per la volata finale. Maurizio Zamparini a Stadio News non può che parlare del derby siciliano, sentiamolo. Non dobbiamo farci condizionare dai risultati degli altri, noi dobbiamo andare lì per fare la nostra partita per cercare di vincere, poi vediamo. Darebbe una carica grandissima alla squadra, penso che l'ostacolo più grosso sia proprio questo qui. Da qui alla... però insomma no, non è determinante, capito? Sicuramente sarebbe un grandissimo aiuto, anche perché prevedo che le altre non facciano delle vittorie e potremo allungare, però è difficile. Sarà Paolo Tagliavento a dirigere Catania-Palermo, l'arbitro di Terni sarà coadiuvato dagli assistenti Copelli e Di Liberatore, quarto uomo invece sarà Morganti di Ascoli Piceno. Per la corsa al bookmaker il pareggio in Catania-Palermo è il risultato più probabile. La nota agenzia di scommesse infatti quota 2-10 il pari tra rossazzurri e rosanero nella sfida di sabato alle 19 al Massimino. Il successo degli Atenei è invece quotata 2-70, la vittoria del rosanero a 3-20. Altro appuntamento con la storia per la primavera di Rosario Pergolizzi. I campioni d'Italia questa sera affronteranno il Milan al Barbera nella finale d'andata della Coppa Italia di categoria. Il prezzo del biglietto è di un solo euro. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.